Buongiorno, mi chiamo Salvo Mandalà, vorrei presentarmi e vorrei spiegare a coloro che vedranno questo video i motivi per cui recentemente ho deciso di cambiare il modo di avvicinarmi alla politica. Nel senso che fino a un paio di mesi fa ho sempre seguito la politica, dai tempi dell'università, ma in modo passivo, cioè mi informavo, leggevo. Poi è arrivato il momento in cui ho deciso di fare un passo in più, cioè non solamente stare a guardare, criticare, giudicare, lamentarsi di quello che succede, ma ho detto voglio fare qualcosa in prima persona. Vorrei premettere che da sempre cerco di comportarmi come cittadino, seguendo le regole e facendo non solo in senso puramente legale, in senso stretto, ma seguire alcune regole etiche per cercare di avere, per esempio, un impatto ambientale il minore possibile. Quindi raccolta differenziata da sempre, nonostante adesso viva a Vigevano, che è un comune in cui la raccolta differenziata è solo al 20-25%, oppure utilizzo di lampade compatte fluorescenti. Io ho bandito a casa mia le lampade incandescenza da più di 10 anni. Educare i miei figli a spegnere la luce quando non sono dentro la loro cameretta, a non sprecare 30 litri d'acqua per lavarsi i denti, eccetera, eccetera. Ultimamente, da quando è disponibile, consumo il latte alla spina, utilizzando bottiglie di vetro. E infine, da quando finalmente abito in una casa di mia proprietà, ho installato anche un impianto fotovoltaico. E questo perché ritengo che questo sia un modo, uno dei modi di minimizzare l'impronta ecologica che ciascuno di noi ha sul pianeta. E poi perché è veramente una gran soddisfazione. Per esempio adesso, mentre sto registrando questo video, c'è una bella giornata di sole, credo che nonostante siamo a fine febbraio, oggi produrrò con il mio impianto da 2 kW di picco 6 kWh. È proprio una soddisfazione sapere di produrre dell'energia, metterla in rete, in modo tale da bilanciare nel corso di 12 mesi l'energia di cui la mia abitazione avrà bisogno. Insomma, tutte queste cose dal punto di vista del comportamento. Però questo non mi è bastato, perché mi sono accorto che il trend, l'andamento di vita politica in Italia negli ultimi 15-20 anni è stato sempre più disastroso. Faccio un esempio. Io mi sono laureato nel 93 in ingegneria elettronica e gli ultimi anni del mio corso di laurea, prima che io mi laureassi, vedevo che c'erano dei miei colleghi un po' più anziani di me che ricevevano le lettere di proposta di assunzione a casa ancora prima di laurearsi e potevano scegliere. Io ho studiato a Roma, c'era chi diceva via Salaria, no, troppo lontano, lasciamo stare. Ah, questo qui all'Euro mi interessa, magari telefono per un colloquio. Ecco, andava così una volta per i laureandi in ingegneria. Già quando mi sono laureato io nel novembre del 93, invece, le cose erano molto più complicate. Solo per avere un colloquio ho dovuto tempestare di telefonate l'ufficio del personale di una ditta che mi interessava in quel momento, e alla fine la signora gentilissima dell'ufficio del personale, pur di liberarsi di me, ha detto: va bene, guardi, io non la assumerò, però venga pure a fare sto benedetto colloquio. Quindi nel giro già di pochi anni, parliamo di anni 90, inizi anni 90, ho visto che era già più difficile, per esempio, trovare lavoro per uno con una laurea in ingegneria elettronica. Oggi, nel 2010, siamo arrivati al punto in cui ci sono migliaia di ingegneri a spasso che farebbero carte false per riuscire ad avere un'assunzione a tempo determinato, un contratto non certo, non sicuro, quindi che non permette loro di farsi una famiglia, di vivere una vita tranquilla. E questo è solo uno degli aspetti che mi ha preoccupato. Ci sono tante altre cose, dal punto di vista ambientale, dal punto di vista anche della legalità in questo paese. Noi italiani siamo sempre stati abituati, abbiamo sempre una nomina di quelli che siamo un po' arraffoni, spaghetti, mandolino, pizza, eccetera, mafia. Io sono siciliano, quindi la mafia è sicuramente un argomento di cui sento parlare fin da bambino. Ma in questi ultimi 20 anni è successo qualcosa che con un cambiamento, con una velocità, con un'accelerazione che non c'era prima. Cioè, la politica è sempre stata corrotta. Nella politica ci sono sempre stati quelli che andavano lì per arricchirsi, per fare i loro interessi. Ma in questi ultimi anni le cose sono andate sempre, sempre peggio. Io credo che persino un democristiano corrotto di 20 o 25 anni fa, solo al pensiero di fare quello che i politici di oggi fanno tranquillamente,
non è che avrebbe dato le dimissioni, forse si sarebbe suicidato. Invece oggi i nostri politici fanno quello che vediamo, quello che uno con un occhio un po' attento, che non guarda solo la televisione, sa, e sono tranquilli, oserei dire spudorati. Vogliamo parlare di giustizia. Com'è possibile che una persona dica io sono perseguitato dai giudici e non abbia fretta di andare da questi giudici per farsi processare e per dimostrare la sua innocenza? Io finora non ho mai avuto contestazioni di tipo penale da parte della giustizia, ma mi è capitato in un paio di occasioni invece di avere dei problemi di carattere amministrativo. Avevo ricevuto una sanzione da parte dell'Agenzia delle Entrate perché un anno ho fatto una dichiarazione dei redditi doppia a 7.30 come dipendente e l'anno prima avevo aperto una partita IVA e quindi ho fatto anche il modello unico. Alla fine avevo commesso una imprecisione formale in questa dichiarazione dei redditi, mi era arrivata una sanzione di 1.000 euro. Va bene, l'ho fatto ovviamente per non pagare 1.000 euro, ma io mi sono precipitato all'Agenzia delle Entrate a chiarire la mia posizione, ho dimostrato che c'era un'imprecisione formale, ma che dal punto di vista delle tasse era tutto a posto, e quindi sono tornato a casa alla fine con un documento, con un bel timbro dove c'era scritto sanzione annullata, tutto a posto. Dopo ho avuto una sanzione da parte del comune di Abbiategrasso, dove abitavo all'epoca, per un vizio di forma della dichiarazione ICI. Avevo pagato l'ICI tutta regolarmente, anzi avevo pagato pure un po' di più, perché avendola pagata in ritardo per il primo anno, ho fatto un calcolo per il ravvedimento operoso e ho pagato 2 euro in più di quello che avrei dovuto pagare. Però il comune si è intestardito a farmi questa sanzione perché secondo loro non avevo fatto la dichiarazione ICI in modo corretto. Ebbene, io ho fatto ricorso alla commissione tributaria provinciale, ho vinto il ricorso, il comune è ricorso in appello alla commissione tributaria regionale, ho rivinto ancora una volta, quindi non ho dovuto pagare la sanzione, addirittura il comune è stato condannato a pagarmi 70 euro per le spese. Non li ho ancora visti, ma spero che li vedrò presto. Questo per dire, io avevo fretta di andare a farmi giudicare, avevo fretta di andare di fronte alla commissione tributaria o di fronte all'Agenzia delle Entrate, perché sapendo di essere innocente, di non aver commesso nessun reato, anche se va bene, di tipo amministrativo, era a mio interesse andare lì a dire ragazzi, io qui non ho fatto niente, anzi ho pagato 2 euro in più. E se mi dovesse capitare di essere indagato o imputato per un reato penale, ancora di più avrei fretta di andare, di correre dai giudici a cercare di dimostrare, di far capire che probabilmente c'è stato un errore. E se potessi farmi delle leggi ad persona, ma le farei per obbligare i giudici a sentirmi l'indomani, non di rimandare i processi di 3 mesi, di 6 mesi, di un anno, perché magari ho dei legittimi o illegittimi impedimenti. Allora, tutte queste cose mi hanno indotto a dire qui stiamo arrivando a una situazione che non è più accettabile. Io ho dei figli, ho dei ragazzi che vanno dai 13 ai 10 anni. Dico, ma che mondo sto lasciando a questi qui? Io ormai ho 43 anni, ho un lavoro decente, probabilmente non avrò grossi problemi, ma loro? E allora ho detto, non basta solamente educare questi ragazzi affinché inquinino il meno possibile, energia rinnovabile, pannelli fotovoltaici sul tetto, raccolta differenziata, latte alla spina, eccetera. Tutte queste cose non bastano più. Devo fare qualcosa di ancora più attivo, perché altrimenti andremo veramente alla deriva. E allora finalmente...